Amici di Maniscalco Nero, oggi andiamo a vedere un movimento che viene chiamato secondo tempo. Perché? Perché non è altro che un'interruzione del terzo tempo. Vi faccio vedere il movimento. Vi faccio vedere adesso il terzo tempo di sinistro. Adesso andiamo a vedere il secondo tempo, in pratica un'interruzione del terzo tempo. Che cosa è successo? Ho evitato di fare l'ultimo passo che mi è servito per prendere il tempo al difensore che mi aspettava sotto canestro e sono andato a tirare di destro quando invece se avessi concluso il terzo tempo sarei andato a concludere col sinistro. Ve lo faccio rivedere. Il movimento interrompe il terzo tempo e fa concludere con la mano opposta da quella che il difensore si aspetta. Vi faccio vedere il movimento. Incrocio. Il terzo tempo sarebbe così. Incrocio. Uno. Due. Conclusione. Nel secondo tempo mi fermo all'uno. Quindi. Incrocio. Uno. E vado a concludere direttamente. Ve lo faccio vedere di destro, questo è il terzo tempo di destro, incrocio, 1, 2, conclusione. Andiamo a vedere il secondo tempo di destro, incrocio, 1, conclusione di sinistra. In pratica andiamo a fare il secondo tempo quando il difensore è staccato e ci vuole andare a stoppare al ferro, noi lo anticipiamo e andiamo a concludere con un passo di anticipo. Naturalmente dobbiamo andare a considerare che non sempre sarà possibile questo movimento, però dobbiamo essere bravi a leggere la situazione. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!